Hello guys, welcome, Non welcome. I'm credo sia here. vero. Enjoy this video. Quella donna. Il volto di mia sorella. Vorrei che tutto fosse un sogno. E vedere mia sorella che dorme nel suo letto. Invece il letto è vuoto. E questa è la realtà. Queste siamo io e Marta alla festa del patrono. Erano solo pochi mesi fa. E ora. Marta aveva chiesto una mia foto da mettere in questa cornice. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano, con quella sfumatura che lei non riusciva ad imitare. Diceva che quella era la mia essenza. Una foto può catturare l'anima. Posso catturare l'anima di Marta. Favole spaventose. Tutto sembra essere spaventoso ultimamente. Eppure qui è tutto così bello e luminoso. La cassetta di Marta. Chissà dov'è la chiave. Addosso non l'aveva. Forse è finita in fondo al lago. La nostra bellissima casa. Nonostante tutto, però, preferisco essere qui. I vestiti di Marta. Per me sarà come averla accanto. E la mamma sarà felice di vederli. Potrei anche usare i miei vestiti nell'altro armadio. Ancora favole spaventose. È il 18 luglio. Sono circa le 9:30. Tengo sempre la mia cassetta chiusa a chiave. Se la mamma vede questa fotografia, me la butta via. Poco ma sicuro. Siamo io e Lapo. Voglio vederlo il prima possibile e piangere la morte di Marta. La collezione di farfalle che mi ha regalato il babbo. La tata mi verrà presto a trovare. La tata con me. O forse era Marta. Nessuno se lo ricorda. I libri e i giochi di quando ero piccola. Ancora mi piace averli con me. Per oggi sono già vestita. Nella mia borsa c'è sempre tutto quello che mi serve. La chiave della mia cassettina. Prima di uscire dalla camera sarebbe meglio che mi guardassi un po' meglio in giro. Non è la chiave giusta. Dovrò procurarmela se voglio scoprire cosa contiene. Il mio diario.
12 luglio 1944. Questo è un nuovo diario. Ci siamo trasferiti qui oggi e quello vecchio l'ho scordato a casa mia. Ma va bene così. Un nuovo capitolo nella mia vita. Un nuovo diario. Ci hanno fatto venire qui per sicurezza, dicono. Il babbo, la guerra e tutto il resto. La tata ci ha lasciato la sua casa ed è andata a custodire la nostra villa. È strano essere qui dopo tanti anni. Ricordo la tata che mi raccontava la favola della Dama del Lago. È uno dei pochi ricordi di quando ero piccola. La tata non c'è, peccato. Però Marta è qui con me. E poi potrà vedermi molto più spesso con l'Apo. Stupendo. Lui è sempre qui intorno. La mamma fortunatamente è troppo preoccupata a sistemare la casa per pensare a me. Almeno per ora. Il 16 luglio 1944. C'è qualcosa di strano nel bosco. Ogni volta che sono al lago ho una strana sensazione. Forse è la leggenda della Dama Bianca che mi influenza. Mi vengono delle strane idee. Penso che ci siano delle presenze. Poi penso che sono completamente scema. Comunque sia, scema o no, voglio fare delle fotografie. Non sono spaventata, anzi, direi che sono eccitata. Mi sono messa d'accordo con Marta. Domani mi accompagnerà al lago a mettere due nuove macchine fotografiche con il temporizzatore. E vediamo cosa riusciremo a fotografare. Non prima di un bel bagno, ovviamente. A dire il vero, Marta non ama molto la fotografia. E ultimamente neppure fare il bagno. Ma si diverte a stare con me, a farmi i dispetti. Poi, quando si stanca, si mette a leggere i suoi libri e io faccio le mie cose. Stiamo insieme. Stiamo bene. D'accordo, ma non credo sia il caso di lasciarla dormire tutto il giorno, no? Come dici? Va bene, non la sveglio, accendo solo la sua luce. Almeno quando si sveglia sa che deve scendere per la colazione. Pensano davvero che io sia Marta e che non possa sentirli. Devo stare attenta a non parlare e a non far capire che posso sentire o saranno guai seri. Che bella la neve. Non nevica spesso da queste parti, purtroppo. Il babbo ama queste stampe di Firenze. Io le trovo un po' tristi. I quadri a casa nostra non mancano mai. La mamma è appassionata di pittura. È chiusa. Strano, perché hanno chiuso proprio la mia vecchia stanza? Da bambina, quando sono stata qui con la tata, questa era la mia camera. La colazione per Marta è pronta. Possiamo andare? Sì, si sta facendo tardi. Il giornale lo hai lasciato? Sai quanto ci tiene Marta a leggerlo? Sì, Irene, è lì sul tavolo. Non lo vedi? E quella macchina fotografica? La lasci lì? Sì, puoi lasciarla lì ancora qualche giorno. Ti dispiace? Era per Giulia. Poi la toglierò. Ora mi fa troppa tristezza. Vederla lì è come se... Non so come spiegarti. Va bene, va bene, va bene. Ma adesso andiamo, che ci sono troppe cose da fare per stare qui a parlare. Il babbo ha ragione, comunque. Marta leggeva sempre tutto. Leggerò io il giornale oggi, al suo posto. Staranno fuori tutto il giorno. I preparativi del funerale li impegneranno molto. È tutto più complesso con la guerra. Nei prossimi giorni li vedrò poco e niente. Feroce assassino a San Casciano. Giulia Cappa, giovane donna di rispettabile famiglia, brutalmente uccisa nei pressi della sua abitazione.
I carabinieri indagano. Emerge il possibile movente politico. Marta non è stata uccisa dalla politica o dalla guerra. È stato qualcosa di molto più vicino, di molto meno chiaro. Scoprirò la verità. Giulia K., angosciati, ma sorretti dalla fede, ne danno il triste annuncio la mamma Irene E., il padre Eric e la sorella Marta. I funerali avranno luogo alla Romola, giovedì 20 luglio alle ore 21:30, partendo dall'abitazione dell'estinta. Primi miglioramenti nel tesseramento alimentare. La razione del pane è aumentata di 50 grammi al giorno. 1 chilo in più al mese di generi da minestra. Riforma del trattamento ai braccianti agricoli e distribuzione straordinaria di marmellata. Saldo baluardo anche nei cieli. 159 aerei abbattuti in 24 ore della difesa germanica del continente. Importante operazione russa a nord-ovest di Jassy. Convoglio nemico disperso nel Mediterraneo. 2 caccia e 6 mercantili affondati. Feroce assassinio a San Casciano. Giulia K., giovane donna di rispettabile famiglia, brutalmente uccisa nei pressi della sua abitazione. I carabinieri indagano. Emerge il possibile movente politico. Questi piatti non sono nostri, li ha lasciati la tata. Me li ricordo bene. Per Giulia, per fotografare sempre di più il babbo. Scattando una foto posso verificare che la macchina sia a posto. Potrei fotografare un passerotto. Ce ne sarà certamente qualcuno qui fuori. Cioccolata. Un privilegio per pochi di questi tempi. Pane, burro, marmellata e caffè. La tipica colazione di Marta. Io preferisco il miele e il latte. Ma dovrò adattarmi ai suoi gusti, ovviamente. Qualche uccellino potrebbe essere sul muretto lì davanti. Ci metto sempre le briciole. Oggi Bonsi, nel giorno di Sant'Alessio, la battaglia in furia nella città martoriata dai bombardamenti anglo-americani. La Nostra Signora del Carmelo, compagnia del Fallschirm Regiment, contrattaccava ieri, costringendo i francesi alla ritirata e arrivando fino a Piazza del Mercato. La situazione è attualmente sotto controllo. Ma che diavolo? Per un attimo mi sembrava di aver visto... No, no, non è possibile. È solo tutta questa situazione. Pois ela é muito estranha. A Mónica é uma vida estranha. Ela parece uma rotina. Lorenzini Merceria. 5 metri stoffa cotone grigio. 6 metri stoffa lino bianco. 4 metri raso verde. Consegnato il 5 di giugno 1944. Per qualsiasi problema ci contatti a questo numero. 6987. E questo tessuto rosso? Sarà sempre della mamma o lo ha lasciato qui la tata? Potrebbero servirmi. La macchina da cucire della mamma. Ha imparato a cucire perché nessun sarto la soddisfaceva. Medicinali di mamma. Gli faranno bene. Questo tessuto non mi è nuovo, eppure non credo di averlo mai visto a casa nostra. Il nostro vino, di cui il babbo è tanto orgoglioso.
Non mi piace tanto il vino, ma il nostro vin santo, che è dolce, mi fa impazzire. Questi tavoli da lavoro mi affascinano. Mi piacerebbe imparare a lavorare in legno. Qui il marito della tata costruiva le mie bambole. Le marionette con cui giocavo venivano fatte qui. Non l'ho mai saputo. Mi dicevano che le portava una fatina. Non ci credevo, ma era bello. Quando ero piccola, queste botti sembravano enormi. Pensavo che avrei potuto vivere dentro una di esse. Il babbo ha attrezzato qui la camera oscura. Non scatta più per lavoro, ma la fotografia è sempre la sua vera passione. Io e Marta possiamo usarla quando vogliamo. Non posso sviluppare questa foto così. Non posso sviluppare questa foto così. Questo registratore l'ha fatto portare il babbo qui la settimana scorsa. È vecchio, ma funziona ancora. Lui ha sempre adorato tutto ciò che è tecnologico. Ecco la pompa. La cuccia del mio cane, quello nuovo. Non mi ricordo che fine fece il primo, ma quando penso a lui mi viene l'angoscia. Thank you.
Bene, ho scattato la foto. Ora subito in cantina per stamparla. Il babbo è da poco un generale dell'esercito tedesco. Prima faceva le fotografie sul fronte e ora mi regala un sacco di materiale fotografico. Ora che non c'è più Marta, solo questa macchina potrà fissare le mie idee e i miei ricordi. Non posso permettermi di dimenticare. Non posso sviluppare questa foto così. Non posso sviluppare questa foto così. Non male questa fotografia. La macchina funziona perfettamente a quanto pare. Ora posso farmi un autoscatto per la cornice di Marta. La macchina è pronta per un autoscatto. È sempre un'emozione sviluppare una foto. Non si vede nulla all'inizio. Eppure qualcosa di invisibile viene catturata sulla pellicola nera.
una sorta di fantasma. Quell'alito invisibile torna poi a svelare la realtà da cui è stato strappato. C'è chi dice che la fotografia ruba l'anima, o la cattura. Per questo si fotografavano i morti. Ormai però non lo fa quasi più nessuno. Anche se è solo una fantasia, voglio fotografare Marta. Voglio avere con me un piccolo riflesso di quella che è stata. Ma devo farlo di nascosto, o penseranno che sono pazza. Sì, questa sono io. Nessuno riuscirebbe a distinguermi da Marta. Io invece non avrei il minimo dubbio. E neppure Marta lo avrebbe avuto. È strano come quello che ci identifica più profondamente non sia visibile a nessuno.